Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Come tutti gli anni, in prossimità del NAB 2018 che si svolgerà nella settimana prossima, Adobe ha presentato le nuove feature dell'aggiornamento di tutti i software del pacchetto Creative Cloud e naturalmente troviamo delle novità e delle migliorie in questa versione 2018.1, l'edizione Spring, dei software che si utilizzano per la parte di produzione video, quindi Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe After Effects. Troviamo diverse migliorie, diversi aggiornamenti e diverse nuove funzioni interessanti. In questo video naturalmente non possiamo approfondirle tutte, ma ne andiamo a vedere tre in particolare che mi hanno colpito davvero tanto e che ci potranno essere d'aiuto e che di sicuro potranno aiutare tantissimi di noi nella fase produttiva. Cominciamo da Premiere Pro. Una delle migliorie, anzi più che migliorie, delle aggiunte che sono state fatte riguarda la parte audio di Adobe Premiere Pro. Una delle migliorie, ad esempio, è più che miglioria, vi ripeto, un'aggiunta che aiuta tantissimo secondo me il workflow lavorativo. Mettiamo di avere un montato con uno speakerato ed una musica di sottofondo. Fino ad oggi, quando andavamo a lavorare alla musica, dovevamo metterci a lavorare sulla parte dei volumi, quindi sul ducking della musica, quindi andare ad alzare ed abbassare il volume quando ci serviva per far uscire fuori quello che è ad esempio il voice over, ma questo concetto può essere applicato a tantissime varianti differenti. Beh, in questa nuova versione di Adobe Premiere Pro, prendo la stessa timeline uguale ma con i livelli a zero, abbiamo un'aggiunta nuova che è il pannello audio essenziale. Un po' come per grafica essenziale, è stato aggiunto questo pannello per l'audio per poterlo controllare molto più maneggevolmente e molto più velocemente. Una delle cose molto interessanti che voglio mostrarvi, quindi oltre al pannello in sé, è che se noi selezioniamo ad esempio questa traccia, che per noi è una traccia musicale, possiamo andare a selezionare la categoria di appartenenza. In questo caso io selezionerò la musica perché quella è la mia traccia audio per la musica. Mentre vado a selezionarmi tutte le altre che trovo nella mia prima traccia, che per me sono dialogo perché è un voiceover, e selezionerò il dialogo. Nel caso in cui dovessi avere ad esempio effetti sonori, trovavo la categoria di appartenenza degli effetti sonori. Questo perché? Perché se io vado a selezionarmi ad esempio in questo caso la traccia della musica e ho bisogno di attenuare in modo automatico, quindi andare a livellare l'audio in base al mio voice, io semplicemente andrò a selezionare la voce attenuamento, questo naturalmente è tradotto in italiano, seleziono rispetto a cosa voglio che venga attenuata, quindi in questo caso rispetto al voice, quindi rispetto ai dialoghi, infatti viene selezionata la voce dialoghi, e mi basterà cliccare su genera fotogrammi chiave, e così che Adobe Premiere Pro elabora le informazioni che gli ho dato e in automatico mi aggiungerà dei fotogrammi chiave sulla timeline dell'audio. Come potete vedere, in prossimità di quelle che sono i miei elementi audio, Premiere ha aggiunto i keyframe per scendere e salire di volume, ma non è tutto, perché se io continuo, vado a selezionare, ho dei parametri che posso andare a modificare, come ad esempio la sensibilità con cui Premiere riconosce o meno un picco audio nel dialogo, quindi quando devi abbassare poi il livello della musica in questo caso. La sensibilità la lascio standard, ma posso decidere di abbassare ancora di più il volume quando c'è un dialogo rispetto a come era adesso che era meno 18, quindi ad esempio vado a selezionare un meno 25 dB, do l'ok e faccio di nuovo genera fotogrammi e lui in automatico rielaborerà tutto il materiale andandomi ad abbassare a meno 25 dB quelli che sono i miei keyframe. Infatti se io seleziono la mia traccia audio, vado in amplifica singoli volumi, vedrò che andando di keyframe in keyframe troverò la mia traccia audio a 25, a 0, naturalmente l'altra volta a 0, a 25, quindi ha adeguato in automatico i keyframe ai parametri che gli ho dato. Un altro parametro molto interessante che posso andare a modificare è la dissolvenza, quindi lo spazio che intercorre tra i due fotogrammi del picco di audio massimo e quello più basso. Quindi ad esempio io posso andare ad aumentare questo valore a 1200 millisecondi, rigenero i fotogrammi chiave e Premiere in automatico, come avete visto, ha rielaborato quella che è la dissolvenza audio rendendola più lunga. Un'altra funzione molto interessante di questo pannello è applicabile cliccando sulla voce sonorità. Se andiamo a selezionare, a cliccare in automatico su questo valore, tenendo selezionato naturalmente la traccia che ci interessa, in questo caso la mia traccia musicale, una volta che clicco corrispondenza automatica, in automatico lui mi andrà a ricercare qual è la corrispondenza giusta del mio audio ed andarlo a posizionare in destinazione
a meno 25 LUFS, che sarebbe lo standard audio per i livelli di trasmissione. Cosa molto molto comoda, perché in automatico mi ha abbassato i livelli a meno 25 LUFS, che non sono meno 25 dB, attenzione, ma questo è un parametro totalmente diverso e riguarda la percezione che l'orecchio ha di quelle sonorità. Abbassando quindi in automatico questa corrispondenza, mantiene inalterati quelli che sono i keyframe invece per il volume che gli abbiamo dato prima. E cosa ancora più importante, questa operazione non è distruttiva, quindi non ci distrugge il file, perché ci basterà cliccare sul ripristina per fare in modo che la traccia audio venga ripristinata. Andiamo ora alla seconda delle novità che trovo davvero interessantissime di Adobe Premiere Pro per quest'anno, per questo aggiornamento, che riguarda la parte dei colori. Infatti, se noi andiamo ad aprire quello che è il pannello Lumetri, adesso mi dice che è stata variato il pannello per lavorare, c'è una novità sotto la voce corrispondenza e ruote colori. Infatti non esiste più soltanto la voce ruote colori, ma ora esiste anche la voce corrispondenza. Cosa significa corrispondenza? Non è altro che una funzione che già è presente in altri software, come ad esempio Final Cut Pro, dove il software in automatico recupera la color o i parametri di colore da una clip e le applica ad una clip di destinazione. Tutto questo come funziona? In un modo molto semplice. Cliccando su questa voce, che è la voce vista a confronto, ci si attiverà questo nuovo pannello, dove da un lato, sul lato destro, abbiamo la clip che noi abbiamo selezionato e sul lato sinistro invece un'altra clip con un cursore, ossia il punto del video che ci interessa dal quale recuperare i parametri del colore. Un esempio che posso farvi è che voglio andare a colorare, ad esempio, abbiamo sulla destra l'immagine che dovevo andare a colorare e sulla sinistra l'immagine di referenza. Cliccando sulla voce applica corrispondenza, il Premiere andrà ad adeguare la clip che abbiamo selezionato con quella di partenza. In tutto ciò, questo pannello può essere richiamato anche da questo pulsante all'interno dell'area della timeline, che è possibile aggiungerlo cliccando sulla voce più sotto il nostro monitor di programma e trascinandolo naturalmente tra i vari tool. Viste alcune delle novità di Adobe Premiere Pro, andiamo a vedere quella che secondo me è la novità più forte che troviamo all'interno di Adobe After Effects. Tutto parte dalle migliorie che sono state fatte al pannello di grafica essenziale, l'Essential Graphics, quindi tutta la gestione dei template realizzati da After Effects per poterli importare all'interno di Premiere. Naturalmente i pannelli di grafica essenziale, il motore di grafica essenziale è stato migliorato sia all'interno di After Effects che all'interno di Premiere Pro, dove sono state aggiunte diverse opzioni di configurazione in più. Ma vediamo questa grandissima novità: è stato migliorato il pannello di grafica essenziale, come detto, anche all'interno di Adobe After Effects, aggiungendo quella che è una voce che secondo me è molto molto interessante, che sono le Master Properties. Ora andiamo a vedere, ho realizzato una composizione d'esempio che è una situazione classica in cui ci si può ritrovare lavorando con After Effects. Ho creato una semplicissima animazione di un sottopancia che ha una serie di livelli e di animazioni. Ora mettiamo che per un caso o per un altro noi dovessimo andare a realizzare una precomposizione di una serie di elementi, quindi in questo caso clicco OK e realizzo una precomposizione. Per chi non sa che cos'è una precomposizione o come si crea una precomposizione, la precomposizione non è altro che prendere una serie di livelli di una nostra composizione di After Effects, rinchiuderla in un'altra composizione ed inserirla in quella attuale. Sembra un po' contorta come concetto, ma è molto semplice. Ci basterà selezionare i livelli che noi vogliamo precompositare, quindi aggiungere in questa sottocomposizione, andare nel menu Layer e scegliere la voce Precompose. Selezionando, naturalmente abbiamo selezionato più livelli, quindi ci chiederà di spostare tutti gli attributi di questi livelli all'interno di quest'altra precomposizione. Clicchiamo OK e avremo all'interno della nostra composizione master un livello dove in questo caso ho soltanto l'animazione del fondo, quindi dello sfondo del mio sottopancia, e altri due livelli che invece sono soltanto le animazioni del testo. Come ho realizzato questa composizione e come di solito si lavora in After Effects, ai vari livelli sono stati applicati dei vari effetti che possiamo andare a modificare. Uno di questi effetti, ad esempio, è il colore di sfondo di questo sottopancia, che è stato realizzato con un gradiente. Ora, se volessi andare a modificare
il colore, quindi questo gradiente, normalmente ad oggi quello che avrei dovuto fare è andare in precomposizione, quindi aprire la mia precomposizione, selezionarmi l'elemento a cui ho applicato l'effetto, andare nel pannello del controllo effetti e andare a modificare quella che è la mia sfumatura. Applicandola, naturalmente tornando nella composizione precedente, troveremo l'effetto applicato. Ma questa miglioria che è stata fatta riguarda l'automazione e l'impostazione di una composizione. Cosa significa? Se andiamo nel pannello finestra, quindi Windows, e apriamo il pannello Essential Graphics, apriamo la composizione a cui noi vogliamo andare ad aggiungere questo parametro, che sarebbero le Master Properties. Le Master Properties sono una serie di parametri che noi decidiamo che devono comparire come proprietà della precomposizione. A parole può essere complesso, ma andandolo a guardare risulterà molto più semplice. Dobbiamo andare a selezionare la composizione a cui noi vogliamo applicare questi parametri. E la nostra composizione, in questo caso, è la precomposizione che abbiamo creato. Ora, dobbiamo andare ad aggiungere in questa voce una serie di parametri che noi vogliamo poter modificare nella composizione. Quindi uno dei parametri che voglio andare a modificare è il colore di partenza, quindi mi basterà cliccare con il tasto destro sulla voce Start Control e aggiungerlo alle proprietà di grafica essenziale. Non solo, in questo caso essendo una sfumatura mi interessa aggiungere anche il secondo colore, quindi andiamo ad aggiungere anche l'End Color. Ok, quindi ci ritroviamo questi due parametri che possiamo andare a modificare. Fatto ciò, io ho all'interno di questo pannello Essential Graphics aggiunto due proprietà, ossia il colore di partenza della mia sfumatura e il colore di arrivo della mia sfumatura. Il gioco è pressoché fatto, perché a noi basterà chiudere questo pannello, che per ora non ci serve più, perché è un pannello che serve solo a creare proprietà, e questo pannello serve ad esempio a creare anche le proprietà che poi sono importabili nei template all'interno di Adobe Premiere Pro. Tornare nella composizione master e sotto la voce precomposizione troveremo non solo più la spunta dei parametri di trasformazione, ma anche la spunta dei valori di master properties. All'interno di queste master properties troviamo esattamente i due valori che abbiamo impostato, quindi il colore d'inizio, che io posso andare a modificare, e il colore di fine gradiente, che è questo qui. Così facendo io ho la possibilità di poter andare a variare senza dover entrare all'interno delle mie precomposizioni. E questo concetto delle master properties è molto interessante quando si fanno delle composizioni molto complesse con molti molti valori da dover modificare, quindi con molte precomposizioni e una serie di valori di cui noi necessitiamo molto più spesso che vogliamo andare a modificare. Vi faccio un esempio: se io voglio aggiungere un altro parametro, torno nella mia vecchia precomposizione, riapro il pannello Essential Graphics e ad esempio io voglio andare a cambiare un altro valore che può essere ad esempio la posizione del punto di partenza del gradiente, quindi me lo vado a selezionare e faccio aggiungi ad Essential Graphics, chiudo il pannello, ritorno nella composizione precedente e mi ritroverò quest'altro valore che posso andare a modificare. Come potete vedere, mi va a modificare il punto di inizio del mio gradiente senza dover entrare all'interno della precomposizione. Insomma, questi erano alcune delle novità che mi hanno colpito molto di questa Spring Edition di Adobe Creative Cloud, almeno relativi a quelle che sono Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects. Sono queste di sicuro le migliorie che comincerò ad utilizzare sin da subito e sin da oggi all'interno delle mie lavorazioni, delle mie produzioni, perché le ritrovo delle novità molto ma molto interessanti. Ce ne sono tantissime altre da andare ad analizzare, infatti vi consiglio di andare sul sito dell'Adobe, selezionare il software che vi interessa e andare a leggere tutte le novità relative a questa versione, che tra le altre cose queste novità e queste funzioni già sono disponibili per tutti gli abbonati Creative Cloud. Insomma, se avete trovato interessanti anche voi queste novità e se avete delle domande, potete scrivermele qui nei commenti o contattarmi sui vari social. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato potete iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per ricevere sempre aggiornamenti su tutti i video che usciranno. Cos'altro dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video!